Ma prendere Bossanzini dalla Serie C e metterlo sulla panchina del Napoli, insieme a un DS che comunque è anche lui alle prime armi, mi sembra un rischio troppo, troppo, troppo azzardato. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi, in questo mercoledì 3 aprile, parliamo un pochettino di notizie. Notizie che sono uscite nelle ultime ore. Voglio però aprire il video parlando un attimo del report allenamento, perché oggi, come sempre, diciamo, carico sul canale tramite un post il report allenamento. E è uscita una brutta notizia, perché Ngong si è infortunato, trauma contusivo alla coscia sinistra, e quindi diciamo che a oggi è da considerare out per la partita contro il Monza. E la cosa, diciamo, che dispiace innanzitutto perché io ce l'ho al fantacalcio, e poi seconda cosa, si stava sentendo in giro che Calzona voleva puntare su Ngong titolare dal primo minuto contro il Monza. Diciamo che oggi è ancora mercoledì, la partita è domenica, trauma contusivo non dovrebbe essere una cosa così grave, così pesante come infortunio, però diciamo registriamo questo nuovo infortunio per Ngong, che tra l'altro da poco era tornato da un altro infortunio un po' più pesante. Comunque, chiusa la parentesi del report allenamento, abbiamo essenzialmente due notizie da commentare. Anzi, facciamo due e mezzo, perché una è un po' una cosa che va a completare il discorso di ieri su Manna. Vi ricordo che ieri c'è stata la notizia di Manna che appunto diventerà il nuovo DS del Napoli. Non ripeto quello che ho detto nel video di ieri, se vi siete persi comunque il mio video, e se volete sapere la mia, trovate il video sul canale, ve lo lascio anche nelle schede qua sopra. Ci hanno dato degli aggiornamenti per quanto riguarda il contratto. C'è Nicolò Schira che su Twitter ci ha appunto detto la durata del contratto di Manna. Si parla di un triennale, quindi contratto fino al 2027 più opzione per altri 2 anni, quindi potenzialmente Manna potrebbe restare fino al 2029, sarebbero quindi 5 anni. Ed è questa una cosa significativa del fatto che comunque De Laurentiis vuole, diciamo, iniziare un nuovo progetto con Manna dalla durata di almeno 3 anni. Ecco, quindi la cosa certa è che sarà da almeno 3 anni. Probabilmente poi, se Manna in questi 3 anni farà cose importanti, allora verranno attivati anche gli altri 2 anni di contratto. Ho letto da Walter Ne Maggio, la fonte è quel che è, però avevo letto che praticamente c'era l'accordo totale con Accardi come DS del Napoli, però Accardi aveva fatto due richieste che non sono state accettate da De Laurentiis. Una, che secondo me può essere anche veritiera, e l'altra, diciamo, che dal punto di vista dell'ingaggio. Accardi voleva 800.000 euro di ingaggio, mentre Manna pare che ne prenderà la metà. Però penso che la cosa più importante da dire è che Accardi voleva il totale controllo e la totale responsabilità sull'area appunto sportiva e tecnica. E io qui sono convinto che, cioè, un fondo di verità ci sta sotto questo aspetto, perché De Laurentiis ha più volte detto che lui vuole avere comunque il controllo su tutto. Quindi, se Accardi è saltato per questa cosa del controllo totale sull'area sportiva, allora ho motivo di credere a questa notizia. Se invece è saltato perché voleva 800.000 euro, mentre Manna se ne accetta 400.000 euro, mi sembra una cosa abbastanza ridicola. Probabilmente, ragazzi, questa durata triennale andrà a coincidere poi col nuovo allenatore che verrà nella prossima estate. E qui mi collego appunto al casting allenatori, anche se diciamo, non arriveremo, credo, al casting dell'estate scorsa. Abbiamo parlato di Italiano, di Palladino, di Farioli. C'è sempre questa idea Conte che onestamente mi sta cominciando anche un po' a stancare. Oggi si è fatto un nuovo nome, un nome che a mio avviso è un po' troppo azzardato. Ecco, userei questo termine. Parliamo, ragazzi, di Davide Possanzini. Chi è Davide Possanzini? L'allenatore del Mantova. Il Mantova attualmente è in Serie C, sta dominando il campionato di Serie C, il girone A, se non sbaglio 79 punti, ed ha tipo 11 punti di distacco dalla seconda classificata in Serie C. Quindi parliamo di un allenatore che comunque sta dominando un campionato di Serie C. Possanzini,
storico vice di De Zerbi, è stato il suo vice a Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e allo Shakhtar. A partire da questa stagione, quindi da quest'anno, è a tutti gli effetti l'allenatore del Mantova, quindi diciamo che a livello di esperienza da primo allenatore, quella col Mantova è la prima in assoluto. Chi segue il Mantova parla comunque di una squadra molto avanti dal punto di vista della mentalità per un campionato come la Serie C. Tanti la definiscono il Manchester City della Lega Pro. 4-3-3 il modulo base di Possanzini, quindi qui voglio un allenatore che giochi col 4-3-3. Non vi faccio uno studio della mentalità di Possanzini, però comunque parliamo sempre di allenatore con un'idea precisa, molto moderna, gioco dal basso, mai palloni lunghi verso gli attaccanti. Però secondo me, ragazzi, cioè, stiamo un po' esagerando accostando anche Possanzini al Napoli, e non perché secondo me sia un allenatore scarso. Ma cioè, affidare il nuovo progetto del Napoli a un DS che fino a questo momento ha fatto soltanto 2 anni a Lugano come direttore sportivo, e affiancargli un allenatore che fino a mo' ha fatto un solo anno da allenatore vero in Serie C, mi sembra questa una coppia molto coraggiosa, perché c'è da ammetterlo. De Laurentiis sarebbe molto coraggioso a fare questa coppia, ma secondo me è troppo rischiosa e troppo azzardata, perché poi, ragazzi, dobbiamo sempre fare i paragoni. Un conto è allenare il Mantova in Serie C, un conto è allenare il Napoli in Serie A. Sono due mondi totalmente opposti. Io non ho dubbi che Possanzini possa diventare in futuro un grandissimo allenatore. Magari tra qualche anno lo vedremo a Napoli, chissà. Ma oggi non credo che ci siano i presupposti per vederlo a Napoli, è troppo presto secondo me. Secondo me deve fare ancora un po' di esperienza in categorie superiori, in Serie B, in Serie A. Io avevo letto qualche settimana fa del Sassuolo che poteva prendere Possanzini. È già secondo me un'idea un po' più fattibile. Ma prendere Possanzini dalla Serie C e metterlo sulla panchina del Napoli, insieme a un DS che comunque è anche lui alle prime armi, mi sembra un rischio troppo 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 azzardato. Ok, che dobbiamo ripartire con un nuovo progetto, ok, che probabilmente ci sarà in atto anche un ridimensionamento, però mi sembra troppo esagerato affidare il prossimo progetto a un man a più, un allenatore comunque ancora novellino, mettiamola così. La storia è diversa se prendi un allenatore che comunque ha già esperienza, per questo vi dico che secondo me è italiano il nome che alla fine sarà quello. Ammetto che sarebbe curioso e sarebbe, ripeto, molto coraggioso da parte di De Laurentiis, ma non credo che accadrà. Tanti avevano fatto anche il paragone con Sarri, anche con Sarri si disse, anche lì De Laurentiis fu molto coraggioso, è vero, ma Sarri aveva fatto l'anno in Serie A con l'Empoli, veniva comunque da una gavetta importante. Possanzini è il primo anno da allenatore vero, quindi ripeto, magari in futuro sì, ma non credo che oggi ci siano i presupposti per vederlo a Napoli insieme a Manna. Chiudiamo il video parlando un attimo di un'altra notizia che riguarda Di Lorenzo. Pare che Di Lorenzo stia pensando di lasciare Napoli a fine stagione. Su di lui sembrano esserci due club di Premier League, il Manchester United e l'Aston Villa. Io credo che Di Lorenzo sia insieme a Lobotka e Kvara, diciamo questi tre sono i giocatori da cui il Napoli deve ripartire, per quanto mi riguarda. Io non sono uno di quelli che pensa che Di Lorenzo sia un giocatore scarso, che sia un giocatore che si è dimostrato appunto di un livello inferiore rispetto agli altri. Per me quest'anno Di Lorenzo sta soffrendo parecchio dal punto di vista mentale la stagione. Sta soffrendo fisicamente il fatto di non avere qualcuno che lo faccia riposare, perché è incredibile che questo Cristiano non riposi mai. Di Lorenzo c'ha bisogno di riposare, lo ripeterò fino a quando non lo vedrò. Ci sta che lui ci pensi se lasciare Napoli o no, perché comunque si ripartirà da capo con un nuovo progetto. Ho letto in giro che voleva capire un po' i piani di De Laurentiis per il futuro, ed è una cosa abbastanza logica ed è un diritto, diciamo, sapere quali sono i piani futuri. Di Lorenzo comunque c'ha ancora un contratto importante e lungo, l'età comincia, diciamo, ad arrivare in quella fase un po', diciamo, finale di carriera, quindi può starci anche, diciamo,
lo sfizio, così per dire, me ne voglio andare in un club, diciamo in Premier League, a provare questa esperienza. Anche se onestamente credo che Di Lorenzo non abbia le caratteristiche per giocare in Premier. Secondo me, se va in Premier, si rovina. Vi dico proprio la verità. Io non credo che andrà via. Non credo che andrà via. Io credo che Di Lorenzo abbia deciso, diciamo, di chiudere la carriera qui a Napoli. Lui ha sempre detto più volte di stare benissimo, ha anche avuto il rinnovo, quindi non è una questione di ingaggio. Il motivo che mi porterebbe a pensare un suo addio magari è appunto cosa ha intenzione di fare De Laurentiis in futuro. Se il nuovo progetto è tornare a vincere, che ne so, tra 3 anni, o se il nuovo progetto è ripartire da capo per tornare nell'immediato di nuovo nell'Europa che conta, allora io credo che Di Lorenzo non avrà problemi. Ma io non credo che l'obiettivo di De Laurentiis sia ridimensionarsi, anche perché se si ridimensiona il Napoli, si ridimensionano anche le sue, diciamo, entrate, perché comunque il primo che esce, diciamo, sconfitto da questa situazione De Laurentiis, perché lui è il principale, è il proprietario, e quindi se le cose vanno male, in primis vanno male per lui. Quindi io non credo che lui abbia intenzione di ridimensionare il Napoli in negativo. Ripartire da capo, magari con un anno di come posso dire, un anno di transizione, per poi tra 2 anni tornare in Champions League. Potrebbe essere questa l'idea. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. Attivate la campanella perché è totalmente gratuito. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Sempre e comunque, forza Napoli! C'è poco di cui parlare, se non in ottica appunto giugno, luglio e nuova stagione. Quindi, detto questo, ci vediamo alla prossima.